Buongiorno, sono Eugenio Sartorelli del sito www.investimentivincenti.it, il sito che tratta di opzioni, analisi intermarket e analisi statistica. Oggi su Teletrading parliamo della situazione attuale in base alla volatilità implicita sulle opzioni. Intanto sono le ore 18 di mercoledì 23. I mercati, anche oggi, il DAX ha chiuso oltre il 4% di perdita, il nostro è quasi il 4%, il CAC 40 oltre il 4% e l'America attualmente sta perdendo solo il 2%. Vi ricordo che si dicevano che questa crisi è innestata da una crisi americana, solo che l'America non sta perdendo come noi, quindi assolutamente c'è la speculazione che la sta facendo la padrona. Allora, se vediamo il DAX, intanto questo è il DAX con dati giornalieri, che è già la chiusura di oggi. Vediamo che praticamente ha toccato esattamente il minimo del marzo 2007. E tra l'altro questo è anche un ritracciamento del 38,2%, cioè un ritracciamento di Fibonacci, di tutto il movimento rialzista a partire dal marzo 2003. Cosa molto importante. Come vedete, la volatilità implicita è schizzata, è andata su livelli storici altissimi. È circa il 33%, oltre il 33%, e sappiamo che questa poi può indicare dei livelli di minimo. Ora, che salga ulteriormente potrebbe succedere, ma onestamente mi sembra difficile. Se vogliamo andare a vedere nel passato, siamo sì a livelli paragonabili, nel passato c'è stato di più, ma siamo a livelli paragonabili a quelli degli anni 89, 98, 99, dove la volatilità allora mediamente era più alta. Comunque vedete, questo è un livello medio storico, questo è un livello molto alto storico e noi siamo ben al di sopra, perché il livello alto storico è 30%, siamo al 33%. Quindi siamo assolutamente un eccesso che non so quanto possa durare. Andiamo anche a vedere la differenza tra volatilità implicita e storica. La cosa incredibile è che in questo momento la volatilità storica è quasi uguale a quella implicita. Quella rossa è quella storica, quella blu è quella implicita, cioè il famoso VDAX o VOLAX, cioè la volatilità implicita delle opzioni sul DAX. Questa è quella storica a 21 giorni, sono quasi uguali, cioè anche quella storica è schizzata ed è su valori altissimi. Valori che per trovare valori analoghi bisogna risalire, come vedete dobbiamo tornare al 2003, dove i momenti erano ben diversi e dove soprattutto la volatilità allora mediamente era molto più alta. Sono anni in cui la volatilità, non abbiamo mai visto questa volatilità negli ultimi 5 anni, non l'abbiamo mai vista. Ripeto, con l'America che non sta scendendo come noi. Un'altra cosa, qui io utilizzo questo indicatore, che è questa linea verde, che è la differenza tra le due volatilità. Ebbene, quando fa un minimo, cioè quando la differenza fra le due volatilità ha un valore molto elevato, allora probabilmente o è stato fatto un minimo o è stata fatta un'area di minimo, cioè mi dà un'indicazione di una buona certezza che è stato fatto un minimo. Ora, perché questa linea verde va nel negativo, evidentemente deve aumentare il differenziale tra le due volatilità, cioè la volatilità storica dovrebbe scendere. Questo può succedere se i mercati un po' si stabilizzano, non possono andare avanti con questi movimenti così. Chiaramente poi i mercati hanno sempre ragione. Andiamo a vedere l'America, che ovviamente non è aggiornata con i dati di oggi perché è ancora aperta. Vi faccio solo vedere il put call ratio, che è interessante, è sull'America. Vedete che il put call ratio è intorno, questa è una media del put call ratio a 13 dati. Il put call ratio è intorno, intanto ieri era del 1,2, ve lo dico il dato, ma mediamente è 1,15. Non è neanche all'eccesso raggiunto nell'agosto di quest'anno e neanche quello raggiunto nel marzo di scusate, di quest'anno, del 2007. Cioè nell'America, che ripeto è quella che dovrebbe essere in crisi e da cui dovrebbe essere partita la crisi, non ha un put call ratio che mi indica uno stato così di panico. Perché questo quando è molto alto, cioè quando le put sono molto di più di delle call, vuol dire che siamo in una situazione di panico, perché tutti corrono a coprirsi acquistando put i grossi operatori. Quindi c'è questa situazione assolutamente anomala dei mercati americani, che dovrebbero essere quelli in crisi, che non sono in situazione di panico, i nostri sì. Allora, io credo che per stabilizzarsi i mercati europei devono almeno fare almeno una giornata con un grosso rialzo, 3 più 4 più 5, non so quanto, almeno una giornata la devo fare, poi si possono stabilizzare e decidere che direzione prendere. Ora, essendo la volatilità, abbiamo visto, molto elevata, che è quella del DAX, più o meno quella di tutte le opzioni
di tutte, quelle tutte le opzioni che abbiamo in Europa, più o meno hanno la stessa volatilità implicita, quindi le opzioni costano molto. Allora, acquistare call sicuramente si paga molto, quindi o si acquistano call molto out of the money, così si pagano poco, quindi la volatilità ci interessa poco, oppure si va in vertical spread, ossia si acquistano call due strike superiori, massimo tre, all'out the money, e si vende una call per incassare un po' di denaro, due strike superiori. In questo modo la volatilità influisce molto meno su questa operazione. Ecco, questo era tutto quello che volevo dirvi. Vediamo questi mercati, ripeto, questo è un momento epocale, credo che si ricorderanno tutti questi giorni, perché non è mai successo un movimento così, soprattutto con lunedì, e lunedì con l'America chiusa è iniziato il movimento. Vi saluto da Eugenio Sartorelli da www.investimentivincenti.it.